Poi l'Olimpico è tutto per Bruno Conti, 17 campionati nella Roma da giocatore e adesso al debutto in panchina in campionato. E Conti regala subito una sorpresa, infatti in campo dal primo minuto c'è Antonio Cassano, Ancelotti schiera in attacco Crespo e Thomasson, poi c'è Cafu, 6 stagioni e uno scudetto in giallorosso. Arbitro Paparesta, parte convinta la Roma, Cassano cerca il dialogo con i compagni, dopo un tocco di Stam la palla arriva a Montella, che imbecca Totti, il capitano va a terra, ma per Paparesta a commettere fallo è lo stesso Totti. Undicesimo, Seedorf per linee orizzontali, l'errore, ne approfitta Cassano che avvia il contropiede, si muovono Totti e Montella, servito il centravanti che si accentra e va alla conclusione. C'è la parata di Dida. Improvvisamente Milan, punizione di Pirlo, Kakà prova la deviazione al volo, Curci non si fa sorprendere, è il 14esimo, Gianluca Curci, 19 anni, seconda presenza in Serie A. Poi c'è la prima ammonizione per Stam che ferma fallosamente Cassano che provava ad andare via all'olandese sugli sviluppi di un lancio di Dakur. Stam era diffidato, salterà la partita contro il Brescia. Pillole di classe, Maldini che evita così Montella e poi Totti, il suo colpo di tacco. 41esimo, Chivu costretto, come dire, ad un pit stop mentre Totti prova su punizione, Dida non si fa sorprendere. In chiusura di tempo Cuffré alle prese con due milanisti, palla in fallo laterale, la rimessa è del Milan, Cuffré non è d'accordo, la carezza di Mitro, collaboratore di Paparesta, è la fotografia di un primo tempo senza tensioni. Ripresa terzo minuto, Seedorf, lancio di 40 metri, Crespo ha un ottimo controllo, poi va il tiro centrale, Curci, distinto, respinte, bilancio fino a questo punto, la Roma fa più gioco, le occasioni però sono soprattutto del Milan. Finisce la partita di Cuffré, toccato duro da Cafu, brutta ferita, la vediamo per l'argentino, cartellino giallo per il brasiliano del Milan, entra nella Roma Giuseppe Scurto, un altro dei Conti Boys. Decimo minuto, Crespo, serve Gattuso che ha spazio, il tiro dai 20 metri, palla che sorvola la traversa. Sedicesimo, Cassano sulla sinistra verticalizza per Montella, l'anticipo di Calazzi diventa un assist per Totti, il destro del capitano centrale, Dida ancora ben piazzato. 18esimo, Mancini per Montella, la Roma passa al 4-4-2 con Aquilani e lo stesso Mancini esterni. 19esimo, Seedorf per Kakà, da questi a Calazzi il cross, Crespo sale altissimo, più alto di Panucci, stavolta Curci non può far nulla, Milan in vantaggio per Hernan Crespo, è il decimo gol stagionale in campionato, lo rivediamo, il cross di Calazzi, il colpo di testa di Crespo. Due ammonizioni in un minuto, questa è ancora la prodezza di Hernan Crespo. La prima ammonizione per Scurto che commette questo fallo su Calazzi. La seconda è per Thomasson che lo vedremo fra poco, cade in aria, per Paparesta è simulazione. 22esimo, angolo di Pirlo, palla che arriva a Calazzi, destro al volo, Curci distinto, poi ancora Milan, il tiro di Seedorf e Curci concede il bis. Grande momento della squadra di Ancelotti, Calazzi padrone della fascia, serve Kakà, palla sul fondo, 25esimo, ancora Calazzi, il velo di Seedorf, Thomasson di prima, ancora per Seedorf, il cross, Crespo sempre di testa, il Milan chiede il rigore e lo ottiene, il fallo di mano è di Panucci, per lui anche cartellino rosso di Paparesta, andiamo a rivedere, decisione giusta, il fallo di mano c'è ed è volontario, sul dischetto va Andrea Pirlo, Pirlo contro Curci, è un momento chiave della partita, 25esimo, 2-0 Milan, Roma con un uomo in meno. È il momento dei cartellini gialli, sono parecchi, ammonito per Rotta per questo fallo su Cafu, salterà per squalifica la trasferta di Udine, poi nel Milan esce Crespo l'autore del primo gol, è il momento di Filippo Inzaghi. Giallo anche per Seedorf che non rispetta la distanza sulla punizione di Totti. Poi il Milan si copre, esce una punta, Thomasson, entra Ambrosini. Ammonizione anche per Kakà, salterà la partita con il Brescia e siamo al 90esimo. Totti perde palla, reagisce malamente nei confronti di Ambrosini. Per Paparesta ci sono gli estremi per il rosso diretto. Espulso Totti, Roma che chiude in 9 uomini, finisce 2-0. Nei secondi tempi il Milan aumenta il proprio bottino di qualcosa come 24 punti. È tutto, linea Marco Civoli. Sì, grazie. Stefano, adesso risultati e... Punti, l'Inter 50, l'Udinese 48, la Sampdoria 47, il Palermo 44, Bologna, Roma e Cagliari 38,
36 punti per Lecce, Livorno e Messina, 35 la Regina, la Lazio 34, Fiorentina e Chievo 31, Parma 30, Siena 29, Brescia 26 e chiude la classifica con 24 punti l'Atalanta.